Scene, ciao puttana, è tutto a posto, tutto ok, buonasera, ciao. Buonasera, ciao. Guarda che microfono, allora, noi siamo qua perché Luca Luke dovrà spaventarsi tutta la notte. Non so dove gli è venuta sta cosa. Tutta la notte spaventi e mignotte, hanno sbagliato, non ci trabucca. Perché il gioco sarà questo? E io ho sbagliato, ragazzi, io ho messo The Last of Us, ma non era The Last of Us, era Until Dawn. Allora, noi facciamo così. Ho sbagliato. Nuova storia. Oops. Vuoi davvero continuare? Sì. Ma si sente bene sia la mia voce che la sua? L'effetto farfalla. Cazzi miei, cazzi miei. No. Ma dove, dove devo andare? Vado così? Sì, qui è la strada. Qui c'è un'altra strada. No, nel senso che sono lontano di visuale, non posso. Smetti di giocare col cavo delle cuffie. Anna. Anna. Porca puttana! Ma che cazzo era? Ma che cazzo ne so? Stavo mettendo a posto le cuffie io. Tieni premo. Arriverà? O non arriverà? Vabbè, mi bevo un po' di coca, ragazzi. Ah. Micci. Eccolo! Ciao, mi verso di me. Devi farlo verso dove giri. Oddio, ma che è? Oh. Gioco. Ma ha visto se. Era lei? Totem che cambia le visuale. No. Il gioco ha la sua visuale. Ma che è? Oh. E due. Cioè farei così tutta la sera. Ah sì. Molla. Ma che resisti? Oddio. E tre. Ma è tutto così sto gioco! Io sono qui come vittima, ragazzi, non so niente. Non sapevo neanche che era Until Dawn, io pensavo che era. Che giocavamo a The Last of Us, quindi figuratevi come sono messo io. C'è. Ah, te ne vai? L'albero. Oh, okay. Non mi so fa in taso. Oh, bella Micaeli, ciao puttana. No, i brividi. Ci siamo quasi. Vuoi una scaldata, troietta? Oh. Ma tutto sul porno! Io se andavo alla montagna era per trombare, mica per l'anniversario di quella che è morta. Cazzo mene. È l'anniversario della morte! 4? E qua sono 4! Sti razzi sono 4! Non può dite no! Mike! Oh, lei chi è? Culo, Mike di merda! È motivato e persuasivo! Lo spirito della situazione? Sei scelto cosa? Cerco solo di sdrammatizzare, Em! Aia! Non l'hai fatto! Oh, aspetta, cioè, perché accademica deve essere la prima che muore? Sì, no, voglio sapere perché l'accademica muore per prima. Perché la secchione del gruppo. La secchione sono i primi a morire. I secchioni sono i primi a morire. E i nerd i secondi, siamo a posto. Infatti, tu dici uno che non guarda mai film horror. Stronzi. Oh, 5! Ma che cazzo? Siamo già a 5. Chi è? Non mi sono spaventato, no. Non l'hai fatto davvero. Non è che quando non mi spavento mi devi picchiare, però.
dell'arrampicata sulla corda. Guarda, ci vuole il guardiano, ciao puttana. Sono stato io. No, no, perché non hai visto, non hai visto. Vieni, non avendo visto. Guarda, oh, che cazzo. E piglialo, no? Sette. Ok. C'è tipo la guida su come spogliarla, cose così. Vaffanculo, chi è? Otto. Non mi sono spaventato. No, fatto il saltino. Poi dopo vediamo. Che lui che sta a correre nelle montagne qua. Mi sei spaventato poco però, è poco per ora, poco. Oh cazzo! Attento scemotto! Che sono 9! Chia! Oh che cazzarola! Oh, ma che diavolo! 10 Davvero? Bella che lo calcio! Puttana, grazie per essere passato! Oh, oh mio Dio! 10! Non puoi che dire ridere! No. Palle! Aspetta, aspetta! Vediamo le risposte giuste. Sì, così. Un bel culo però. Aggiornamento effetto farfalla. 3 ore che ci fanno il giro tondo questi. Perché vedi come un ritardato tizio? Oh. Che cazzo di intimo c'ha su questa? Che cos'era? Della nonna. Non lo so. Ok, vai a vedere ora per favore. Lancio i freddo. È il tuo telefono? Cosa? È il mio telefono? Non lo so, ha sfondato la finestra. Il telefono? Ha un bel culo. Oh, cazzo, porca puttana! Forse quei brutti idioti ci hanno seguito per prenderci per il culo proprio quando iniziavamo a divertirci. Che sfiga. Senza la S. Ma dove va? Ehi! Voi, stronzi, parlo con voi. Tanto lo so che ci siete. Cosa cazzo credete di fare? Volete proprio romperci le palle? Beh, sapete cosa? Non potete. Non potete rovinarci la giornata. Perché adesso no. Che Mike è una nottata, cazzo, la giornata. Che si gira di 4 di notte? E sarà fantastico. Per cui godetevelo. Perché di sicuro noi lo faremo. Chiara e concisa. Insomma. Ok. Ci si è cacciato. Vai, 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 vai. E siamo a 11. Cagare. Io segno. Era un po'. Dov'era la lucina? Dove era la lucina? Ah, cazzo. Siamo a 12. No. E piglialo. Oh. Non ci siamo spaventati, eh? No. Quello è il resto di Dario Stock per colpa di Dario. E siamo a 14, eh! E siamo a 14! La caratura di coglioni! 14, 14! Fucking oh, bitch! Piglia, piglia un biglietto, che ci serve un biglietto! Senza un biglietto... Che devo fare? Che devo fare? Ok. E siamo a 15! Oh. Quindi, vedi?
Oddio, c'era. Ha finito il porno. Ehi. Ragazzi, siamo a 16, porca vacca! Che palle! Ma siamo sono, tutte, a 16, co- sono tutte cose stupide! Ancora sto messaggio. Numero di telefono 32! Ma che affare in 17? Grande crocca. Bastardi. C'è Crocca che dice Luca e Mish mi fanno schiantare la risata con sto gioco. Dica. E siamo a 18! Caputo! Ma fa ancora la televisione, se non c'è la corrente, sta accendo la televisione! Poi... c'è sempre quella piegata di merda. E siamo a 18! No! Come urla più forte? Palle questo cazzo di psicologo. Comunque non ti preoccupare che dopo avrai il previously, cioè nelle precedenti puntate di questo gioco. Che dura. Oh, porca puttana! Ecco! Mi sono spaventato. E negli ultimi precedenti episodi. Cazzo lì! Vaffanculo. Calma. Sono solo cerchi. Cazzo, io voglio sta casa, porca troia. Siamo a 21. È 21. Joshua. Oh, Dio santo. Siamo no, 22. no, stavo facendo il cretino, dai. Ma stare tutti a casa insieme, no? 22, 23. Perché avrebbe dovuto fare questo? Perché l'ho visto in inglese. Sta cercando di dirci che verrà a prenderci tutti quanti. Quattro. Questo lui ha Luca Play. Hello. Allora quando è che tornate a fare video? Sono 25. E sto gioco di merda. Cazzo. Si è fatto la cacca qui. Qui si è fatto la cacca di pantaloni. C'è un tanfo di merda qua. Vai a farti un bidet, porco Dio. È sicuro. C'è la croce. Non mi hai spaventato, non vale. Oddio, no! Rancore mortale, hai guadagnato un trofeo. E continua a parlare come una pazza, era pure brutta. Mi sei spinto tra non era l'ora tu. E poi girati. Oh, adesso io si ti troverò di più. Devo dire che l'asciugamano non è l'ideale quando si affrontano dei pazzi assassini. Ma tanto non ti è manco caduto, sti cazzi. Mi dispiace, Mike. Oh. Giusto. Scusa. E poi il fatto che deve scegliere anche prima. Sì, no, zio, quello sì, è roba da. È già vestito. Guarda che bel culo, guarda che fottuto culo che c'ha, guarda. Mamma mia. Ok. Luke oggi doveva portarmi il regalo, se l'è dimenticato a casa. Me lo sono dimenticato a casa, ragazzi. Ma che cazzo? Avrei sentito. Non ricordo nessuna strafiga sul suo. Ma cazzo del menù. Sul serio? Non l'ho uccisa! Ah! È lui, Mr. Robot! Ma non era tagliato in due! Oddio! Questa è c'ha cioè il ginocchio sbucciato! No, no. Ok! Ok! In effetti! Oddio! Tanti saluti a $600! Fantastico, questo top mi stava benissimo! Oddio. Lo puoi lavare, baldracca? Io no. Era leggero questo.
rispondi a casa di ti sopra ti aspetta, ma cazzo, non ma allora sei sfigata ragazza, scusami, ma senti una sfiga incredibile, ti crolla una torre radio in testa e ti salvi. Però ci stava qua la faccina, qua la... non valgono, non valgono più cazzi S3, no, nel ma senso che S3 è la batteria, ma chi è? 30. Ma questo è perché l'audio è alto, non c'entra. Ma cazzo, te l'ho abbassato. E sti cazzi inculati. Stava a 31, sti cazzi. Che ha detto? Il traduttore di qui. Possono guardare il culo, è un cazzo di cartone. Oh! E ce n'è un'altra morta. Fammi vedere che faccio fatto perché se mi. C'è già il giorno. Lì non si sa. Mi sono spaventato, ma non ho fatto facce strane. Sotto. Le balene, scusate. E chi sta lì così? Non sei! Vera! 35! Non sei! Sei un bastardo, perché tu lo sapevi. Ah, vedi sta tortura cinese. Uno. Dico bella bellezza, ciao puttana. Bene. Perché è tutto bianco? Ah, non puoi andare avanti. E boh, ma anch'io ne ho salvati due. Vabbè. Io volevo salvarlo, mi G.I. Joe là. Ma dovevi fare nasconditi. Pensavo che nasconditi era un suicidio. No, si metteva di fronte al camino lì. E poi era ancora stai fermo. Poi dopo lui usciva e poi tu andavi all'interruttore. No! È stata un'esperienza, ragazzi, vi devo dire. No, ma io ho salvato. Io nella casa avevo solo Mike e l'altra. Avevo tanta paura. Che poi cosa si è messa proprio sulle palle, poi? Poi l'ho visto. E si è salvata. Sparlo a pezzi. Davanti a me. Pensavo che fossimo uniti. Dopo la scomparsa delle sorelle era venuto a parlarmi. Diceva che solo io potevo capirlo. Pensavo ci fosse un legame fra noi. Se ne vuoi parlare con qualcuno? Sto bene. Certe volte, dopo un'esperienza traumatica. Ho detto che sto bene.